Delocalizzazioni e diritti dei lavoratori è il titolo del dibattito che ha visto protagonista Han Dongfang, dissidente cinese sindacalista che dal 1989 si batte per i diritti dei lavoratori, e tre rappresentanti CISL di realtà aziendali della Lombardia che subiscono il peso della crisi e della delocalizzazione della propria azienda verso est, dove il costo del lavoro è di molto più basso rispetto a quello europeo. La negoziazione collettiva è un diritto fondamentale della classe operaia, che è sempre stato difeso dal movimento sindacale europeo. Secondo me è una cosa che non è stata data da governi e da datori di lavoro, ma una cosa che è stata vinta dal movimento sindacale europeo e poi non è più partita. Quindi è una cosa fondamentale che è vera in Europa ma anche all'estero. Di fatto in Cina non c'è la legge, non c'è il diritto di fare negoziazione collettiva, però il fatto che gli operai scioperino e comunque debbano negoziare con i datori di lavoro mostra che è una cosa fondamentale delle relazioni di lavoro tra operai e datori di lavoro. In più, secondo me, è una buona pratica democratica che va al di là delle frontiere delle fabbriche e abitua la società e al di là dei lavoratori a negoziare e a trovare accordi per migliorare la situazione generale. Quindi direi di sì, si può benissimo esportare. Attraverso il China Labor Bulletin, Han Dongfang cerca di seguire il maggior numero possibile di lavoratori, aiutandoli a fare vertenza collettiva con il supporto di avvocati esperti. La CISL è per la ONLUS di Hong Kong un buon modello da imitare dal punto di vista della contrattazione. Un granello della nostra esperienza, un granello del nostro apporto materiale può davvero far germogliare situazioni, come lui raccontava, importantissimi. Senz'altro per la loro libertà, che è anche la nostra libertà. La loro libertà è anche la nostra libertà. In un mondo globale, e noi cosa possiamo fare in questi casi? Mantenere il rapporto di amicizia con le persone, con i sindacalisti che meritano appunto il sostegno, isolare tutti coloro che ritardano un processo di democratizzazione, senz'altro mettere a disposizione loro appunto tutte le esperienze e le conoscenze che abbiamo. Il dibattito è stato l'occasione per fare il punto sulla crisi con l'intervento di diversi delegati CISL di aziende del territorio e riaffermare la centralità del manifatturiero per la ripresa economica dell'Italia. Deve partire con forza una battaglia per difendere le aziende che abbiamo e per attrarre nuovi investimenti, per creare nuove aziende. Bisogna costruire una nuova cultura attorno al manifatturiero. In questi anni si è creata una cultura anti-industriale, ne stiamo pagando le conseguenze anche di questo. Bisogna costruire una cultura invece favorevole al manifatturiero, un manifatturiero compatibile ovviamente anche con le condizioni ambientali e così via, ma il nostro petrolio, la nostra materia prima in questo paese è il manifatturiero, la professionalità dei nostri lavoratori è il manifatturiero, per cui sono importanti i servizi, dovremo attrarre le persone per il turismo, dovremo inventare tante cose nuove, ma mantenere, rilanciare con forza questo, tornare a fare politiche per l'industria, ripeto, a partire dalla Lombardia e per l'intero paese.